Che da funzionava così. Fu passaggi di guagnone, c'erano tanti posti di blocco, una presso all'altra. E poi alla fine c'era la dogana. O primo posto di blocco, andando al baro 900, un secondo, andando al baro centrale, un terzo alla tavernetta, e arrivata alla piazza, trovava la dogana vera e propria, andando giù con l'Unione. I dovenieri principali erano Domenico Bello, Donio Pesolano, Vincenzo Bannuolo e Carmelo Brutto. O più brutti era Carmelo Brutto. Lo diciamo la stessa che ci chiamavano apposta. Qui capite, nigro come fu. I baffi pure nero e grossi, e la faccia tutta puntata. Un anno mi sono dice una cosa sensata, a quando è andata fino a quando è morto. Di dire nero e corto, o contrario di uno con bello gregato, biondo. Stavano assettati andando in circolo unione e giocavano a carte. Gli chiamavano i geometri, perché ti misuravano con lui lo stesso come se avesse un metro. Alle poste di blocco ci stavano i tuzzini, allievo, e alla dogana ci stavano i più grandi, i geometri. E mentre i geometri comandavano un ingegnere, uno con bello, capocandiero, sembrava la sigaretta mucca, sembrava la camisa alla moda, ma sembrava un suo celeste, sempre sbottonata, sbottonata allo petto quando faceva freddo e sbottonata la panza quando faceva caldo. Con cambi di stagione, calzavo, lasciavo buttò. Non mi ricordo se sempre stracato, sbannaseggio, come quando avviene stanco. Però non mi scappava una mosca. E quando un capocandiero girava dalla capa, tutte le altre giravano a piedi e lui si attaccava un gordo. Ti sentivi un gordo come quando ti ci appoggiavano le mani e partiva la radiografia. Sentivo lo stesso rumore come quando ti fanno la radiografia ospedale. Come gli altri gambi, con le spalle. Qua un pietro e qua un culo. Poi si guardavano e si passavano informazioni sulle collucce senza parole. E poi che c'erano a posto. Quello che guardava lo culo passava le gambe, quello che guardava le gambe passava lo culo e così via. E poi si guardavano un'altra volta, come per dire, tenete ragione, compà. Pure tu, compà. Sempre senza parole. Bastava un momento dalla bocca o dalla capa, bastava nulla da lui, faceva la radiografia e poi si passavano i lastri. E su quei lastri c'erano due gambe, due spalle, due piedi, due culo. E se mettesse in zia tutti quei lastri, pareva fotografia di un mostro. Perché mani, braccia e piedi mancavano sempre. Tante volte mancava dalla capa. E poi mancavano pure i gambi, un pietro, secondo se la lastra viene scartata. Un fastidio, capisci? La paura che ti mettiano, la vergogna che ti mangiavano. Allora non importava di niente.